L'arte della preparazione dei salumi nel corso del tempo si è trasformata in un'industria che ha saputo raccogliere e valorizzare tradizioni secolari e che garantisce ai consumatori di tutto il mondo prodotti sicuri, in linea con le moderne esigenze nutrizionali e buoni come una volta. Il sapore e i profumi della terra, la dolcezza dell'aria e del clima contribuiscono al processo di stagionatura dei nostri salumi, rendendoli unici al mondo. Proprio l'ambiente e il clima danno un valore aggiunto alla produzione dei salumi stagionati, celebri in tutto il mondo. Il processo della stagionatura risale a una tecnica di cui si perdono le origini, la tecnica della salagione, cioè l'eliminazione dell'acqua, naturalmente presente nelle carni, tramite la penetrazione omogenea del sale nei tessuti. La passione per i salumi resiste al passare dei secoli. In ogni periodo l'arte della lavorazione salumiera ha significato una storia, una cultura e una precisa collocazione geografica, ma soprattutto un'altissima professionalità. Oggi la produzione dei salumi è caratterizzata da tecnologie dolci, trattamenti di lunga durata e bassa intensità, livelli igienici e sanitari particolarmente elevati, controlli in laboratorio, pieno rispetto per la materia prima e per le sue qualità naturali. Il prosciutto crudo, principe della salumeria, è molto semplice nei suoi ingredienti: coscia di maiale, sale, tempo e un ambiente con precise qualità climatiche per la stagionatura. Ognuno dei prodotti crudi deve seguire un suo percorso di preparazione. Alcuni, come lo speck dell'Alto Adige, dopo la salagione vengono affumicati e aromatizzati. Per altri, come i salami, le carni scelte vengono triturate e miscelate a sale, aromi e spezie. Gli impasti vengono poi insaccati in budelli naturali o artificiali e messi a stagionare in locali adatti e per una durata variabile a seconda del tipo di salame. Il salame, infatti, è disponibile in una grandissima varietà di tipologie, tutte gustosissime, tutte preparate secondo le tradizioni e le ricette di ogni regione. Cambiano gli ingredienti utilizzati, che possono essere soltanto pepe e aglio, o comprendere le spezie più varie e saporite. La mortadella, grande capolavoro della salumeria italiana, si ottiene con carne scelta di maiale, triturata, unita al grasso di gola cubettato, poi insaccata in involucri di varie dimensioni e cotta in speciali stufe. Le mortadelle erano considerate doni preziosi anche alla sofisticata reggia del Re Sole. Lo zampone, tradizionalmente consumato nei mesi più freddi, è caratterizzato da un involucro, la pelle dell'arto anteriore, da cui il nome zampone, riempito di un impasto di carne magra, ricca di tessuto connettivo. Quando lo stesso impasto è inserito in budello, abbiamo il cotechino, un altro classico salume tradizionale delle feste.